Oggetto numero 3, riconoscimento dei nuovi accreditamenti presso le strutture sanitarie e sociosanitarie umbre, sviluppi di iniziative per l'invecchiamento attivo. Interroga il consigliere Meloni, risponde l'assessore Coletto. Prego consigliere Meloni per l'illustrazione. Grazie Presidente, torniamo su questo tema ormai... Silenzio per cortesia, se no il consigliere Meloni non riesce a illustrare l'atto. Atto. Grazie. Allora, torniamo su questo tema che è stato oggetto di altri atti durante i consigli, ma anche in sede di assestamento di bilancio sia quest'anno che lo scorso anno. È inutile ricordare che siamo la seconda regione con il più alto tasso di presenza di anziani. Praticamente nel giro di 20 anni siamo passati dal 22-23% circa, siamo arrivati quasi al 27%, e questa interrogazione vuole andare, diciamo, a due obiettivi. Il primo, quello di riconoscere una popolazione che sta invecchiando, ma che la vorremmo non passiva ma sempre più attiva, come del resto è. Sappiamo che gli over 65 non sono, ormai sono il cuore pulsante delle nostre associazioni, lo sono del mondo del volontariato, lo sono del mondo del volontariato, e abbiamo visto anche durante il periodo del Covid quanto lavoro e quanto impegno abbiamo anche messo nel chiedere l'anticipo dei vaccini per loro, proprio perché non sarebbe stato possibile nemmeno fare l'accompagnamento in ospedale per i malati oncologici o per coloro che dovevano andare a fare anche solo una dialisi. Quindi da una parte stiamo cercando di capire se questa giunta, anche con i fondi del PNRR, ha intenzione, come più volte anche annunciato, di lavorare su progetti che aiutano un invecchiamento più attivo possibile attraverso il benessere psicofisico delle persone anziane. Abbiamo più volte portato in aula questo tema cercando di sensibilizzarvi per la questione legata allo sport, legata alla prevenzione, legata anche alle attività, diciamo, dopo lavoro per le persone anziane, e non considerare soltanto le persone che oggi sono in pensione come persone che possono solo portare, diciamo, un contributo alla società, ma anche sostenerli, diciamo, nella fase anche di attività. E questo l'abbiamo più volte ribadito, quindi benessere fisico, benessere psicologico, favorire lo sport, favorire tutte quelle attività che penso queste persone si sono meritate anche grazie al lavoro e anche grazie all'attività di volontariato e di associazionismo che svolgono nella nostra regione, a cui spesso è anche delegato poi le attività sociosanitarie. E vengo al secondo punto. Con l'invecchiamento della nostra popolazione sappiamo che aumentano anche le malattie degenerative legate soprattutto agli over 70, e sappiamo bene quanto sia faticoso per una famiglia sostenere in solitudine le persone che purtroppo hanno bisogno di cure, di assistenza quotidiana, e abbiamo visto anche quante donne hanno dovuto rinunciare anche subito dopo la pandemia, anche durante la pandemia, e scegliere se lavorare a tempo pieno oppure se dedicarsi alla cura dei propri anziani, dei propri genitori o comunque dei propri familiari. E quindi noi, come più volte abbiamo ribadito in quest'Aula, sappiamo bene che anche nelle politiche recenti regionali, e mi riferisco anche all'adozione della DGR 465 del 22 maggio 2024, che ha aggiornato le tariffe regionali per le strutture assistenziali, sono stati interventi necessari che abbiamo più volte chiesto, ma non esaustivi, poiché permangono, come sappiamo, delle criticità, perché le tariffe aggiornate non sono sufficienti per coprire integralmente le spese delle famiglie, lasciandole comunque spesso in difficoltà. Le tariffe non sono in grado di compensare nemmeno l'aumento dei costi operativi delle strutture, oltre che le spese sostenute dalle famiglie per l'assistenza. Ricordo che oggi un anziano che viene ricoverato in una struttura, perché spesso impossibile la sua gestione all'interno della famiglia, spende di media una famiglia intorno ai 3.200 euro mensili, se non c'è soprattutto un convenzionamento con la struttura sanitaria pubblica.
L'Umbria si trova un po' in una situazione di ritardo rispetto ad altre regioni per quanto riguarda il riconoscimento e l'accreditamento delle strutture assistenziali. Ne abbiamo parlato più volte in aula con lei, Assessore, sia per quanto riguardava anche le strutture dei minori, oltre che quelle degli anziani. Ma l'accreditamento sappiamo che è un processo cruciale per garantire la qualità e la conformità delle strutture agli standard normativi, e il ritardo della nostra regione nell'accreditamento delle strutture rappresenta un ulteriore problema, creando inefficienze e disagi, ma soprattutto perché questi, diciamo, ritardi possono creare anche, diciamo, un ostacolo anche a coloro, che possono essere anche privati, che desiderano proporre nuovi progetti nel settore sociosanitario. Questo blocco amministrativo limita la possibilità anche di innovare l'offerta formativa della nostra regione e anche impedendo a nuovi operatori di entrare nel sistema. Ora, l'abbiamo detto che c'è un'alta percentuale di over 65, l'Umbria è la seconda regione dopo la Liguria per la presenza di over 65, e questo elevato tasso di invecchiamento, che per fortuna avviene perché significa che nella nostra regione ci sono anche le condizioni pre-invecchiamento per vivere bene, però bisogna anche creare le condizioni perché l'invecchiamento sia, oltre che attivo, sia anche favorevole alle persone e anche alla nostra società. Quindi si richiede anche una risposta adeguata e proattiva. Il concetto di invecchiamento attivo, definito dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, promuove la salute, promuove la partecipazione e anche la sicurezza degli anziani per migliorare la loro qualità della vita, e si oppone alla visione tradizionale che vede l'anziano come soggetto passivo della nostra società. Quindi è essenziale sviluppare programmi che incoraggino, come più volte chiesto, degli stili di vita corretti, attività fisica, attività sociale, prevenzione delle malattie. E purtroppo il tema della prevenzione si collega a quello sanitario e anche a quello della medicina del territorio. Persone più invecchiano, più hanno bisogno di curarsi vicino alle proprie abitazioni, con professionisti, specialisti e diagnostica che sia disponibile. I progetti di co-housing, ad esempio, che rappresentano un'opportunità anche molto innovativa, e chiudo, per offrire soluzioni abitative che possano far sì che gli anziani vivano la socializzazione, l'autonomia, anche prima di arrivare magari alle malattie neurodegenerative. Quindi, ribadito anche che c'è una carenza, e lo sappiamo bene, di servizi di medicina del territorio, che sappiamo bene che i fondi del PNRR potevano essere, possono ancora essere, un'opportunità per investire in infrastrutture, servizi e anche formazione e informazione, e penso che questo può essere anche un momento perché l'Umbria possa diventare anche una regione virtuosa, e non dico un modello, ma sicuramente un laboratorio, vista l'alta presenza di fasce di età di queste persone. Quindi chiediamo nuovamente a questa giunta, anche se più volte fatto, quali azioni intende prendere o ha già in programma di prendere per accelerare il riconoscimento dei nuovi accreditamenti presso le strutture sanitarie e sociosanitarie, e poi ovviamente c'è anche la fase successiva, che sappiamo essere quella del convenzionamento, che è comunque estremamente importante per alleggerire le spese economiche e finanziarie delle famiglie. Consigliere Meloni, la invito in atto a concludere. Iniziative volte alla promozione dell'invecchiamento attivo in Umbria, e se sono in programma anche finanziamenti specifici destinati alla creazione di modelli abitativi innovativi che supportino sempre di più l'autonomia, la socializzazione e poi però anche la cura dei nostri anziani. Vi invito nuovamente a stare nei tempi. Sette minuti sono veramente troppi, consigliere Meloni. Prego, assessore Coletto. Adesso, Presidente, chiedo la pazienza perché la risposta è piuttosto articolata. Però vale anche per lei, assessore Coletto. Cerchiamo di stare tutti nei tempi, per favore. Perché grazie. C'è un regolamento e va rispettato. Assolutamente, sono d'accordo. E allora, cominciamo col dire che l'assistenza sociosanitaria residenziale, semiresidenziale, domiciliare agli anziani non autosufficienti. Mi scusi al telefono, per cortesia, si parla fuori dall'aula. Signore, mi scusi, per parlare dal telefono.
Prego, Assessore. Grazie Presidente. Allora, cominciamo col dire che l'assistenza sociosanitaria residenziale, semiresidenziale e domiciliare agli anziani non autosufficienti è un livello essenziale di assistenza e pertanto deve essere garantita nei limiti delle compatibilità delle risorse disponibili. Del resto, quello alla salute è un diritto finanziariamente, purtroppo, aggiungo io, condizionato come riconosciuto oltre 30 anni fa dalla Corte Costituzionale, nel senso che il fondo sanitario purtroppo ha dei limiti, è ben definito, non è indefinito, e quello abbiamo in dotazione, per cui esistono dei criteri per la sua erogazione. La legge regionale 9 aprile 2015, numero 11, testo unico della sanità e servizi sociali, e in particolare l'articolo 323, afferma che le prestazioni sociosanitarie e sociali garantite alle persone non autosufficienti sono orientate a favorire la permanenza dell'assistito nel proprio domicilio ed evitare ricoveri in strutture residenziali. Questo perché spesso e volentieri gli anziani ricoverati per più di una settimana escono dalla struttura che non sono più orientati. Quindi, diciamo, oltre alla patologia per cui sono stati ricoverati, hanno anche questo problema. In ospedale, certo. La residenzialità, pertanto, è un intervento residuale. Non a caso il PNRR sta destinando ingenti risorse per l'assistenza domiciliare integrata, la missione 6 e l'articolo C1-121 per il rafforzamento dei servizi sociali domiciliari e al fine di istituzionalizzare dei pazienti e prevenire l'ospedalizzazione, appunto. Ciò detto, è pur vero che in Umbria c'è una significativa storica carenza di posti letto residenziali per anziani non autosufficienti. Non a caso questa giunta, per la prima volta, con la DGR 1068 del 18 ottobre 23, ha programmato il fabbisogno di assistenza territoriale extra ospedaliera per gli over 65. Questo significa che prima mancava totalmente la programmazione per questo tipo di strutture. Non si sapeva di quante RSA, di quanti posti letto avesse bisogno l'Umbria. E questo significa sostanzialmente che le risorse venivano poste su situazioni che non erano programmate. In Italia vi sono in media 21 posti letto per ogni 1000 anziani. In Umbria siamo fermi a 12,5. La programmazione è servita proprio a far chiarezza e accendere un faro importante su questa situazione che metteva in crisi appunto la gestione dei posti letto destinati agli anziani. Per allinearsi alla media, entro il 2027 la programmazione regionale stabilisce che possono essere autorizzati 2.280 nuovi posti letto, in aggiunta ai 2.528, e che ne possono accreditare 2.840 in più rispetto ai 1.992. Questo significa appunto aver dato delle direttive chiare con delle strutture delle RSA che devono essere correttamente distribuite sul territorio in maniera tale da accogliere più pazienti possibili e più vicino a casa possibile. Giova forse ricordare che i posti letto autorizzati sono a totale carico dei pazienti, mentre per quelli convenzionati vi è una copertura, con talune eccezioni, del 50% da parte del Servizio Sanitario Regionale, stabilito da IREA e non dalla Regione. C'è una norma nazionale che stabilisce queste coperture e non dalla Regione, che decide i livelli di compartecipazione delle famiglie. Si ricorda altresì che l'accreditamento non conferisce il diritto al convenzionamento. Essere accreditati significa poter fare privato su privato, convenzionare significa la partecipazione da parte della Regione e quindi dello Stato. Ad oggi tutte le strutture per anziani non autosufficienti che hanno fatto richiesta sono state accreditate, al netto ovviamente di quelle che non sono risultate conformi ai requisiti di qualità. Mi preme evidenziare per completezza che da giugno 2022 ad oggi sono stati effettuati 227 audit per l'accreditamento, per un totale di 1221 giornate barra uomo impiegato appunto per questi audit. Tutte le strutture private, cliniche, ambulatori, strutture residenziali e semiresidenziali che hanno fatto richiesta di accreditamento sono state sottoposte ad audit. Nessuna richiesta è al momento pendente. L'organismo tecnicamente accreditante, l'OTA,
sta procedendo a programmare per i prossimi mesi l'accreditamento e l'organizzazione del trasporto sanitario, che non era mai stato effettuato, e delle aziende sanitarie pubbliche regionali. Non esistono pertanto i fantomatici ritardi nell'accreditamento e addirittura a un esistente blocco amministrativo che impedirebbe ai nuovi operatori di entrare nel sistema. Vado a sottolineare una questione. Quando ci siamo insediati, quando si è insediata questa giunta nel 2019, abbiamo trovato un sistema di accreditamento completamente fermo e immobile. L'abbiamo riattivato e il ritardo era un ritardo molto importante, perché tante altre regioni erano già partite con l'accreditamento istituzionale e di conseguenza, come dire, stiamo cercando di recuperare questi ritardi. Appunto, negli ultimi anni, al contrario, e malgrado la pandemia, è stato fatto un lavoro enorme da parte degli uffici. Inoltre, dopo ben 15 anni, 19 per quanto riguarda la psichiatria, sono state approvate le nuove tariffe per le strutture sociosanitarie. Le tariffe erano ferme al 2004. Siamo arrivati e abbiamo, coordinandoci con le varie associazioni, con le varie cooperative, con il terzo settore, le abbiamo riparametrate a quelle che erano la realtà. Quindi eventuali sofferenze del terzo settore non sono legate a mancati accreditamenti, mancati convenzionamenti, ma sono legate evidentemente a situazioni che non sono state considerate in passato. Tutte le organizzazioni regionali rappresentative degli enti gestori delle strutture hanno sottoscritto le nuove tariffe all'esito di un percorso di partecipazione che non era mai stato intrapreso in questo ambito. Abbiamo ricevuto un plauso, evidentemente immeritato, ma che ha avuto la considerazione del territorio, e sottolineo unanime dei sindacati e delle parti sociali. Risultano pertanto davvero incomprensibili i richiami che per quanto riguarda l'inadeguatezza delle nuove tariffe a coprire i costi operativi. Le nuove tariffe sono state concordate, sottolineo, e sono state condivise in un percorso condiviso appunto con tutte quante le associazioni sindacali e con le varie cooperative. Ricordo poi che le tariffe sono state calcolate sui nuovi standard di qualità e sicurezza introdotti con il regolamento del 2022, che ha riformato completamente tutta la residenzialità sociosanitaria degli anziani ai disabili, dalla psichiatria alle dipendenze patologiche. Una riforma di un sistema epocale che proprio in queste settimane sta trovando la sua attuazione con adeguamento da parte di tutte le strutture, con un grande lavoro che è stato fatto dalle nostre USL per accompagnare i privati in questo impegnativo percorso. Quando parlo di privati parlo di terzo settore, evidentemente. Non credo che si volesse fare riferimento, non avendone fatto cenno, alle difficoltà del nuovo venuto, di chi si voleva accreditare. I già accreditati possono incontrare nella successiva fase di convenzionamento, che notoriamente è in capo alle USL ed è in capo a un fabbisogno ed è in capo a una necessità che deve essere verificato appunto dalle USL. Qualora le USL abbiano necessità, decidono di accreditare, qualora non ne abbiano, non accreditano. Ad ogni modo, ne approfitto per spiegare che tutto il sistema nazionale del convenzionamento è attualmente sottoposto al notevole stress determinato dall'approvazione da parte del governo Draghi del decreto concorrenza e del successivo DM del 19-12-2022, che introduce misure pro-concorrenzionali per selezionare le strutture accreditate da convenzionare. La riforma determina esiti così complessi che l'attuazione è stata per due volte rinviata, il termine attuale è il 31-12-2024. Successivamente alle aziende USL dovranno fare nuove procedure comparative, aperte a tutti, vecchi e nuovi accreditati, per individuare le strutture da convenzionare. Quindi il convenzionamento standard non è più sufficiente. Rispetto al tema dell'invecchiamento attivo, la Regione dell'Umbria ha programmato risorse nell'ambito delle politiche sociali, curando i processi di inclusione per scongiurare la solitudine e l'emarginazione della sanità, con un piano di prevenzione delle politiche per abitare, facilitando agli anziani a rimanere nelle proprie abitazioni,
della digitalizzazione per colmare il divario digitale e garantire l'accesso alla pubblica amministrazione. Sostanzialmente, proprio venerdì scorso abbiamo messo nella disponibilità del territorio 250.000 euro per le palestre della salute e c'è un piano di interventi che vale 1,5 milioni dell'FSE per il 2021 e il 2027 destinato proprio agli anziani. Grazie. Assessore, prego consigliere Meloni per la replica. Grazie Presidente. Per quello che sono riuscita a comprendere, diciamo, nella risposta che poi comunque assessore tanto Saragliatti, quindi la leggerò con più accuratezza. Dunque, noi siamo d'accordo sul fatto che la deospedalizzazione ormai se ne parla da 20 anni e è chiaro che il paziente non può essere ricoverato nella struttura e può, anzi si crea ancora più disagio, perché abbiamo detto più volte anche in quest'aula che l'ospedale serve per le emergenze, urgenze, per le acuzie, non può diventare nemmeno un parcheggio tra virgolette per chi soffre delle patologie neurodegenerative. Detto questo, però, questo si scontra con sostanzialmente il fatto che l'assistenza domiciliare però non è l'assistenza domiciliare di cui lei ha parlato in maniera così completa e accurata, nel senso che l'assistenza domiciliare oggi è un'assistenza depotenziata anche per purtroppo una scarsa forza della medicina del territorio, sul quale io continuo ad invitare a lavorare di più e meglio. La carenza, ovviamente, io penso che si poteva compensare anche questa delle strutture delle RSA con i fondi del PNRR, perché ora tornare sempre alla situazione del passato, io ormai siamo arrivati al quinto anno di legislatura, la capisco fino a un certo punto. Io penso che l'occasione storica di fondi nuovi per rispondere a nuove esigenze di paesi che sono stati anche in difficoltà con la pandemia, io penso che doveva essere l'occasione per cambiare marcia e doveva essere l'occasione per migliorare quei servizi anche di cui la nostra regione era magari carente. Quindi le tariffe vi abbiamo già ringraziato perché era una battaglia che abbiamo fatto tutti insieme, ma non sono purtroppo sufficienti a coprire le spese delle famiglie che continuano a trovarsi in difficoltà. Quindi è una risposta chiaramente parziale e tra l'altro in assenza di un piano sanitario regionale diventa ancora più parziale perché le linee di indirizzo sostanzialmente noi non le stiamo trovando da nessuna parte. Ma mi auguro che almeno nelle intenzioni che lei ha espresso si vada, come lei giustamente ha ricordato, non basta l'accreditamento per sollevare le famiglie, perché l'accreditamento dà la possibilità di lavorare, ma già sarebbe molto se si desse la possibilità anche a persone di buona volontà che hanno progetti in testa funzionali per rispondere ai bisogni della nostra regione. Scusate, ma cioè Paola, cioè finiamola qua, cioè dall'inizio del consiglio. Cioè sta diventando una cosa imbarazzante, ormai sono più consigli che così, su tutti, veramente. Comunque concludo dicendo che vorremmo che anche in questa regione persone che hanno in mente dei progetti di qualificazione di strutture esistenti, di progetti anche di privati e di professionisti che hanno a cuore la nostra regione e i nostri cittadini, si desse la possibilità di fare quei progetti e magari anche di accreditarsi. Poi il convenzionamento sappiamo che è un passo successivo, ma sappiamo che ci sono tante e tante famiglie che oggi non riescono a prendersi cura dei propri anziani come vorrebbero, perché purtroppo le risorse familiari non sono sufficienti. E questa è una battaglia che noi abbiamo iniziato a fare, che la faremo e che spero chi arriverà dopo, fra 2 mesi, si prenderà cuore, perché questa diventa un'emergenza, perché una regione che ha come seconda regione italiana il più alto tasso di over 65 è bene che prenda coscienza di come vuole A far invecchiare le persone e B come sopperire ai nuovi bisogni che questa società ci propone. E credo che questo sia un dovere, oltre che politico e istituzionale, anche morale ed etico. Grazie.